Come ultimo argomento di oggi trattiamo la Basilica Giulia. Questo grande edificio occupa tutta l'area compresa tra il Tempio di Saturno e il Tempio dei Castori, che vedete qua. I suoi limiti sono segnati dalle due principali strade che conducevano al foro provenendo dal Tevere, e che sono il Vicus Iugarius ad ovest e il Vicus Tuscus ad est, che abbiamo visto l'altra volta. Ed è probabile che la costruzione della basilica nelle sue dimensioni attuali abbia comportato un cambiamento di percorso e una regolarizzazione delle due strade, poiché al di sotto dei lastricati attuali sono stati visti i resti di costruzioni repubblicane. L'edificio è lungo 101 metri e largo 49 e fu costruito dove prima sorgeva la più antica Basilica Sempronia, costruita nel 169 a.C. dal censore Tiberio Sempronio Gracco, padre dei due tribuni Tiberio e Gaio. Sappiamo inoltre da Livio che per costruire questa basilica Gracco fece demolire la casa di Scipione l'Africano e le botteghe vicine. La Basilica Giulia, iniziata da Cesare forse già nel 54 a.C. contemporaneamente al nuovo foro, era già all'inizio più grande della Sempronia, poiché essa occupò anche il gruppo di botteghe antistanti, che erano le taverne Veteres, che facevano pandan alle taverne Nove che erano davanti alla Basilica Fulvia Emilia dall'altra parte della piazza. La Basilica Giulia fu completata da Augusto, ma bruciò subito dopo nel grande incendio del 9 a.C. Fu ricostruita e dedicata ai due nipoti dell'imperatore, Gaio e Lucio, ma conservò sempre il nome originale. Fu di nuovo danneggiata dall'incendio di Carino del 283 d.C. e fu ricostruita da Diocleziano. Dell'edificio rimane solo il basamento, che sorge su alcuni gradini. I pilastri in mattoni oggi visibili sono in gran parte un restauro ottocentesco. Si è potuto però ricostruire la pianta. La basilica era molto grande, aveva 5 navate. La sala centrale era 82 x 18 metri ed era circondata sui quattro lati da due portici concentrici. Il più esterno, che dava sul foro, era a due piani di arcate e quindi l'aula centrale doveva comprendere tre piani. La folla che assisteva ai processi poteva quindi sistemarsi anche nelle gallerie superiori. All'interno, tende o tramezzi di legno la dividevano in settori, che potevano essere utilizzati da quattro tribunali contemporaneamente, e solo in caso di giudizi particolarmente importanti si rendeva necessario utilizzare tutta la sala. Una curiosità è che sui gradini della basilica, verso il foro e sul pavimento delle navate, sono incisi diversi giochi che servivano ai bighelloni che giravano per la piazza. Altri graffiti invece sembrano riprodurre statue esposte nei dintorni. Gli scavi in profondità condotti al centro dell'edificio hanno mostrato sia i resti della Basilica Sempronia, sia quelli più sottostanti che sono probabilmente della casa di Scipione l'Africano, perché comprendono tra l'altro l'impluvio di una casa privata. Per questa volta è tutto, ci vediamo alla prossima!